Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Akita, 1973. Le apparizioni di Akita in Giappone, approvate dalla Chiesa, hanno per protagonista Suor Agnese Katsuko Sasagawa, una religiosa dell'ordine delle Serve dell'Eucaristia. Il 12 giugno 1973 Suor Agnese sente una voce. La religiosa è completamente sorda e mentre prega vede una luce brillante provenire dal tabernacolo. Questo fenomeno si verifica per diversi giorni. Il tabernacolo proprio di fronte a noi. Il 28 giugno, sulla sua mano sinistra appare una ferita a forma di croce. È molto dolorosa e le provoca una copiosa perdita di sangue. Il 6 luglio, il giorno della prima apparizione, vede prima il suo angelo custode e poi sente una voce provenire dalla statua della Vergine Maria. Lo stesso giorno alcune delle sue consorelle notano del sangue uscire dalla mano destra della statua. Il sangue fuoriesce da una ferita a forma di croce identica a quella di Suor Sasagawa. Di lì a poco Suor Agnese riceve dalla Madonna un messaggio nel quale le viene chiesto di pregare per il Papa, i vescovi e i sacerdoti e in riparazione ai mali degli uomini. Nella seconda apparizione, il 3 agosto, la Vergine dice tra l'altro a Suor Agnese: affinché il mondo possa conoscere la sua ira, il Padre Celeste si sta preparando a infliggere un grande castigo su tutta l'umanità. Il 13 ottobre 1973 riceve l'ultimo e più importante messaggio nel quale la Madonna dà alcune importanti indicazioni sulla natura e sulle conseguenze del castigo. Si tratterà di una punizione più grande del diluvio dei tempi di Noè e avrà luogo per mezzo del fuoco dal cielo che annienterà gran parte dell'umanità, buoni e cattivi, senza risparmiare né religiosi né fedeli. Inoltre la Santa Vergine parla delle divisioni, della corruzione e delle persecuzioni che interesseranno la Chiesa ad opera del maligno in un futuro prossimo. L'angelo che visitò la prima volta Suor Agnese, come avvenne a Fatima con i pastorelli un anno prima le apparizioni della Vergine, ha continuato a parlarle per i 6 anni seguenti. Il 4 gennaio 1975 la statua di legno dalla quale Suor Agnese aveva udito provenire la voce della Vergine inizia a lacrimare. La statuetta ha pianto per 101 volte nel corso dei 6 anni e 8 mesi successivi. Una troupe televisiva giapponese, mentre realizzava un servizio sugli eventi di Akita, ha potuto filmare la statua della Madonna mentre piangeva. In diverse occasioni la statua della Madonna ha anche sudato profusamente e secondo vari testimoni il sudore emanava un dolce profumo. Sul palmo della mano destra è apparsa una ferita a forma di croce dalla quale stillava del sangue. Centinaia di persone sono state testimoni dirette di questi eventi prodigiosi. Diverse indagini scientifiche sono state seguite sul sangue e sulle lacrime prodotte dalla statua. Le analisi, condotte dal professor Saji Saka della Facoltà di Medicina Legale dell'Università di Akita, hanno confermato che il sangue, le lacrime e il sudore erano veri e di origine umana. Erano di 3 gruppi sanguigni, 0, B e AB. Nel 1981 una donna coreana, la signora Chun, con un cancro al cervello in fase terminale, ottenne una guarigione immediata mentre pregava davanti alla statuetta. Il miracolo venne confermato dal dottor Tong Woo Kim dell'ospedale St. Paul Hospital di Seoul e da Don Seisen, presidente del tribunale ecclesiastico dell'arcidiocesi di Seoul.
Il secondo miracolo fu la completa guarigione dalla totale sordità di Soragnes Sasagawa. Nell'aprile del 1984, Monsignor John Shohiro Ito, vescovo di Niigata in Giappone, dopo un'ampia e approfondita investigazione durata diversi anni, dichiarò che gli avvenimenti di Akita sono da considerarsi di origine soprannaturale e autorizzò nell'intera diocesi la venerazione della Santa Madre di Akita. Il vescovo affermò: il messaggio di Akita è la continuazione del messaggio di Fatima. Nel giugno del 1988 il cardinale Ratzinger, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, presso la Santa Sede espresse un giudizio definitivo sulla vicenda, definendo gli eventi di Akita, definendoli attendibili e degni di fede. Messaggio del 6 luglio 1973. Prima apparizione. Figlia mia novizia, mi hai obbedito bene abbandonando tutto per seguirmi. È dolorosa l'infermità alle tue orecchie? La tua sordità sarà guarita, stanne certa. La ferita alla tua mano ti fa soffrire? Prega in riparazione ai peccati degli uomini. Ogni persona in questa comunità è la mia insostituibile figlia. Recitate bene la preghiera delle serve dell'Eucaristia? Allora recitiamola insieme. Sacratissimo cuore di Gesù, realmente presente nella Santa Eucaristia, io consacro il mio corpo e la mia anima per essere interamente uniti con il tuo cuore, che viene sacrificato in ogni istante in tutti gli altari del mondo, dando lode al Padre e invocando la venuta del suo regno. Ti prego, ricevi l'umile offerta di me stessa, usami come desideri per la gloria del Padre e per la salvezza delle anime. Santissima Madre di Dio, non farmi essere separata dal tuo divin figlio. Ti prego, difendimi e proteggimi come tua figlia particolare. Amen. Alla fine della preghiera la voce dice: prega molto per il Papa, i vescovi e i preti. Dal momento del tuo battesimo hai sempre pregato per loro con fede. Continua a pregare molto, moltissimo. Racconta al tuo superiore tutto quello che è successo oggi e obbedisci a tutto ciò che ti dirà. Egli ha chiesto che tu preghi con fervore. Messaggio del 3 agosto 1973, seconda apparizione. Figlia mia novizia, ami il Signore. Se ami il Signore, ascolta quello che ho da dirti. È molto importante. Lo riferirai al tuo superiore. Molti uomini in questo mondo fanno soffrire il Signore. Io desidero anime che lo consolino per placare la collera del Padre Celeste. Desidero con mio figlio anime che dovranno riparare per mezzo della loro sofferenza e della loro povertà per i peccatori e gli ingrati. Affinché il mondo possa conoscere la sua ira, il Padre Celeste si sta preparando a infliggere un grande castigo su tutta l'umanità. Con mio figlio sono intervenuta tante volte per placare l'ira del Padre. Ho impedito l'arrivo di calamità, offrendogli le sofferenze del figlio sulla croce, il suo prezioso sangue e le anime dilette che lo consolano, formando una schiera di anime vittime. Preghiera, penitenza e sacrifici coraggiosi possono attenuare la collera del Padre. Io desidero anche questo dalla vostra comunità, che ami la povertà, che si santifichi e preghi in riparazione per l'ingratitudine,
e le offese di tanti uomini. Recitate la preghiera delle serve dell'Eucaristia, consapevoli del suo significato. Mettetela in pratica, offrite riparazione per i peccati, tutto ciò che Dio può mandare. Fa in modo che tutte si sforzino, secondo la capacità e la posizione, di offrirsi interamente al Signore. Anche in un istituto secolare la preghiera è necessaria. Già le anime che vogliono pregare stanno per essere radunate. Senza dare troppa importanza alla forma, siate fedeli e ferventi nella preghiera per consolare il Maestro. E dopo un attimo di silenzio: quello che pensi in cuor tuo è vero? Sei sinceramente decisa a diventare la pietra scartata? Mia novizia, tu che desideri appartenere senza riserve al Signore per diventare la degna sposa dello sposo, fai i tuoi voti, sapendo che devi essere appesa alla croce con tre chiodi. Questi tre chiodi sono povertà, castità e obbedienza. Dei tre l'obbedienza è fondamentale. Nel totale abbandono fatti guidare dal tuo superiore, egli saprà come capirti e indirizzarti. Messaggio del 13 ottobre 1973, terza e ultima apparizione. Mia cara figlia, ascolta bene ciò che ho da dirti, ne informerai il tuo superiore. Dopo un attimo di silenzio, la Madonna continua dicendo: come ti ho detto, se gli uomini non si pentiranno e non miglioreranno se stessi, il Padre infliggerà un terribile castigo su tutta l'umanità. Sarà un castigo più grande del diluvio, tale come non se n'è mai visto prima. Il fuoco cadrà dal cielo e spazzerà via una grande parte dell'umanità, i buoni come i cattivi, senza risparmiare né preti né fedeli. I sopravvissuti si troveranno così afflitti che invidieranno i morti. Le sole armi che vi resteranno sono il rosario e il segno lasciato da mio figlio. Recitate ogni giorno le preghiere del rosario. Con il rosario pregate per il Papa, i Vescovi e i preti. L'opera del diavolo si insinuerà anche nella Chiesa, in una maniera tale che si vedranno cardinali opporsi ad altri cardinali, vescovi contro vescovi. I sacerdoti che mi venerano saranno disprezzati e ostacolati dai loro confratelli. Chiese ed altari saccheggiati. La Chiesa sarà piena di coloro che accettano compromessi e il demonio spingerà molti sacerdoti e anime consacrate a lasciare il servizio del Signore. Il demonio sarà implacabile, specialmente contro le anime consacrate a Dio. Il pensiero della perdita di tante anime è la causa della mia tristezza. Se i peccati aumenteranno in numero e gravità, non ci sarà perdono per loro. Con coraggio parla al tuo superiore. Egli saprà come incoraggiare ognuna di voi a pregare e a realizzare il vostro compito di riparazione. È il vescovo Ito che dirige la vostra comunità. E dopo aver sorriso aggiunge: hai ancora qualcosa da chiedere? Oggi sarà l'ultima volta che io ti parlerò in viva voce. Da questo momento in poi obbedirai a colui che ti è stato inviato e al tuo superiore. Prega molto le preghiere del rosario. Solo io posso ancora salvarvi dalle calamità che si approssimano. Coloro che avranno fiducia in me saranno salvati.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, carissimi, abbiamo trasmesso il messaggio della Beata Vergine Maria direttamente qui da Akita, dal santuario di Nostra Signora di Akita in Giappone, affinché gli uomini di buona volontà possano farlo proprio e viverlo. Salutiamo il Santissimo Sacramento e la Beata Vergine Maria. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur. Ave Maria.